È una festa che ha radici lontane e che ogni anno viene vissuta con grande attesa da tutto il paese. Il Carnevale di Pescarolo, con la sua sfilata organizzata dalla Proloco, è uno dei più importanti della provincia di Cremona e rivaleggia con altre piazze storiche. Siamo entrati nel capannone, dove vengono allestiti carri rinnovati o modificati tra un'edizione e l'altra a seconda delle disponibilità dei materiali. Ho già nel 1965-64 c'erano già dei signori di Pescarolo che costruivano dei carri e goliardicamente giravano qua i paesi intorno. Diciamo che proprio il vero Carnevale di Pescarolo è nato nel 66 con le prime sfilate dei carri. Costruiti interamente a mano dai volontari, con originalità e tecniche antiche, il Carnevale è il cuore dell'attività della Proloco e ne rinnova tradizioni antiche, come quella del falò con il rover trainato lungo un percorso che attraversa tutto il paese, interrotto soltanto da banchetti e festeggiamenti, prima di essere bruciato la sera del Martedì Grasso, un evento che si rinnova da 355 anni. Per noi il Carnevale non è solo una manifestazione di una, due o tre domeniche, cioè per noi il Carnevale è un modo di vivere un periodo. Si parte da Sant'Antonio, si iniziano le prime serate, diciamo, assieme, che poi sono le ultime di preparazione del Carnevale, poi ci sono le tre settimane dedicate alle sfilate, poi dove si eccede, essendo Carnevale ci si lascia andare, si eccede e poi si torna, diciamo, alla normalità con la serata del falò del Martedì Grasso, dove con questo fuoco in piazza, diciamo che purifichiamo un po' tutto quello che è successo nelle ultime tre settimane e ci prepariamo per la Quaresima. Quindi tornare a vivere il Carnevale non vuol dire solo vivere tre sfilate, vuol dire tornare a vivere un periodo come sappiamo farlo noi, perché alla fine dei conti noi viviamo, diciamo, l'anno, la nostra vita, la nostra comunità, come viviamo il Carnevale.